Salve ragazzi, questa volta non vi presenterò solo un libro, ma tanti libri della collana di Geronimo Stilton, i classici di Geronimo Stilton. Sapete, no? Geronimo Stilton è uno dei romanzi, una collana di per giovani lettori, e che è stata tradotta in 50 lingue, che ha venduto in Italia soltanto 30, più di 35 milioni di copie e più di 150 in tutto il, milioni di copie in tutto il mondo. L'autrice che si nasconde dietro al nome di Geronimo Stilton è Elisabetta Dami. Me lo sono dovuto rileggere, scusatemi perché non me lo ricordavo. Vi dico soltanto questo, sono letture bellissime, intriganti, affascinanti, perché sono i classici, però ridotti e colorati e semplificati e illustrati per i ragazzi, per i ragazzini, quindi per chi deve diventare un appassionato di lettura. E questi veramente ci sanno fare, questi romanzi. Parto con il primo, quello che è piaciuto di più a mio figlio, Le avventure di Ulisse, naturalmente dall'Odissea di Omero, tratta, sono della PM editrice tutti, piano piano ve li presento parecchi, e lui se li è fatti regalare per la prima comunione, è stato un regalo che ha amato tantissimo, quello forse che ha amato di più perché l'ha scelto lui, e quindi vi dico, sono letture belle, guardate qui, anche per chi legge poco e fa difficoltà a leggere, vedete? Il testo non è giustificato e questo aiuta tantissimo chi legge in maniera stentata, no? Che ha difficoltà di lettura. E poi le parole ogni tanto vengono ingrandite, colorate, messe per storto, quelle libertà che piacciono tanto ai ragazzini. E quindi vi dico, ecco, leggeteli, sono meravigliosi e poi li finirete sempre perché non sono lunghi, sembrano grandi, ma in realtà se ne vanno via come niente perché sono scritti grandi, perché sono pieni di figure e quindi vi daranno la soddisfazione di essere dei veri lettori e entrerete nel magico mondo della lettura. Allora partiamo da qui, sempre dalla PM, non ve lo ridico. Le avventure di Ulisse, dall'Odissea di Omero. Poi vi presento Viaggio al centro della Terra e Jules Verne, sappiate che ce ne sono tantissimi di lui, nei suoi romanzi, e Viaggio al centro della Terra con tutte le avventure. Poi ancora Sherlock Holmes con tutte le investigazioni del nostro investigatore privato nato dalla mente di Arthur Conan Doyle, eccolo qui. Poi ancora 20.000 leghe sotto i mari, vi dicevo Jules Verne ricompare, eccolo qua. 20.000 leghe sotto i mari, bellissimo, pieno di fantasia e di amore per l'avventura. Ancora, qui invece, storie di spadaccini di Emilio Salgari e le avventure del Corsaro Nero. E poi non è finita, Moby Dick di Herman Melville, La balena bianca, tutta una vicenda tutta che si svolge tutta in mare, no? Piena di avventure e per veramente persone, per lettori coraggiosi. E poi ancora Il mistero di Frankenstein, qua tutto diventa più noir, no? La paura entra a far parte della vostra lettura di Mary Shelley, dal romanzo di Mary Shelley. Poi ancora I viaggi di Gulliver, ho quasi finito, questi sono quelli che sono riuscita a ritrovare, di Jonathan Swift, bellissimi, questa è la storia di questo gigante che viene catturato dagli lillipuziani, bellissime storie piene di fantasia. E ancora, ecco, questo è l'ultimo che vi presento, Il giro del mondo in 80 giorni. L'avventura di questo lord inglese che sfida i suoi compagni a riuscire a fare il giro del mondo in 80 giorni e ci terrà il fiato sospeso fino alla fine, quando con un colpo di scena avremo il lieto fine. Allora, ecco qui, ragazzi, guardate questa storia di topi e allo stesso tempo, però, le avventure sono quelle dei grandi classici. Veramente lo consiglio, sono letture che sono molto amate dai miei alunni, quindi leggeteli, leggeteli sempre. Buona lettura e a presto. Ciao ragazzi!